Avete capito bene, esiste un canale YouTube che butta telefoni da grandi altezze e quel canale YouTube è unlockdriver.com. Ciao ragazzi ed eccoci qua in questa nuova reazione. A quanto pare ho scoperto da poche settimane fa questo canale che butta in un certo modo i cellulari da altezze veramente estreme. Infatti la copertina è Extreme Test, test estremi. E veramente ragazzi sono curioso di scoprire, di guardare l'ultimo video, cioè l'iPhone 11 Pro Drop Test from 1000 feet, che sarebbero 1000 piedi. A questo punto 1000 piedi dovrebbero corrispondere, secondo Google, a 304,8 metri. Quindi ragazzi è un'altezza veramente incredibile. Comunque andiamo a vedere quel video. Io veramente ragazzi ho scoperto questo canale da poche settimane. Infatti ero curioso anche di vedere Galaxy Note 10. Sono riuscito a vederlo, è qualcosa di devastante. E poi ragazzi lo compara quasi sempre con il telefonino più resistente al mondo, cioè ragazzi il classico Nokia con Snake e tutto quanto. E a questo punto ragazzi scopriamo come buttare ben 1200 euro facendo un video drop test. E quindi ragazzi andiamo a vedere subitissimo, perché sono molto curioso. Aspettate assolutamente. Il video è uscito il 24 settembre, quindi è logico che abbia poche visualizzazioni. Ma oggi ragazzi scopriremo quanto un iPhone 11 Pro può essere resistente. Quindi ragazzi sono molto curioso. Vale queste 1200 euro? Speriamo che almeno quando cade da un'altezza di 300 metri qualcosa funzionerà, come più o meno il Nokia. Vediamo, lo scopriamo subito. Di certo ragazzi a me di sicuro mi verrà un colpo, perché buttare 1200 euro così da una caduta che durerà penso 10 secondi, non so, mi viene veramente dei brividi incredibili. Bruciare, è come se bruciassi 1200 euro, la stessa identica cosa. Ma comunque scopriamo un po' quanta resistenza ha l'iPhone 11. Quindi andiamo con il video. Eccolo, l'invincibile Nokia ragazzi. Ah, si rompe? Di certo non l'ho mai visto, non ho mai visto una caduta così. Che poi ragazzi, l'iPhone 11, io sono il team Android, quindi vado contro i sistemi iOS da sempre ragazzi. Adesso la novità è di aggiungere queste tre camere, queste tre telecamere. Ma alla fine che cazzo cambia? L'iPhone è sempre lo stesso. Tra un po' è lo stesso dell'iPhone X. Più o meno identico ragazzi. Che cazzo cambia? Veramente io non capisco. Infatti penso che ormai le aziende abbiano poche idee. Quindi per carità è bello, l'estetica che gli puoi dire è bella. Però 1200 euro ragazzi a me mi prende veramente un colpo. Per un cellulare poi, so che lo utilizzi tutti i giorni, ma se per caso ti può cadere, fate caso, da un'altezza ecco più o meno la sua, cosa potrebbe succedere? Non lo so. Questo video scopriamo da un'altezza ovviamente di 300 metri. Però sarebbe interessante anche scoprire da un'altezza dal palmo della mano ragazzi, insomma. Ecco il Nokia. Ovviamente tutto registrato da un drone. Poi ragazzi non so, io ho sempre pensato, ma il peso dell'iPhone, il peso dei cellulari non destabilizza un po' il drone? Non lo so.
Lui va tranquillo. Non gli pesa niente alla fine, sti due cellulari. Poi penso che pesa più il Nokia che l'iPhone, insomma. Certo, il panorama lì. Non so di dove sia questo YouTuber. By the way, guys, we're also doing a È giveaway veramente for the Nokia interessante. 7. So if you wanna just enter the giveaway, it's super simple. Dai Just ragazzi, leave a comment siamo below arrivati nel this momento video here, giusto and that's all you have to do. di Tell us vedere about the giveaway in the quindi description questa below. caduta da oltre 300 metri di un iPhone Almost at 11 500, Pro. we're gonna drop the phones. So we are gonna drop it in 5 seconds. And we have here the second drone operator. Mamma He's mia gonna ragazzi, a film me the video viene un just for colpo us. vedere per So esempio here un we go. iPhone 3, 11 2, 1200 euro 4, 3, così buttati 2, al 1. vento, Gonna così, drop. cioè, oddio, oh mio Dio, non si capisce, oh cazzo, The phone landed here. però non è Phone saltato broke. nessun, ah As no, you can see è here, saltato qualche the pezzo, è phone is saltato qualche and the pezzo, Nokia ma che is cazzo? turned off, might be dead. It's a little bit broken. Allora, Nokia I'm gonna più o meno è drop the messo iPhone 11 bene. 3, L'iPhone 11, insomma, è whoa, it's still recording, guys. messo It benissimo. Ma survived funziona! No, and it's still recording. vabbè, io non ci Jeez, credo. that Ci ha closed avuto the box. fortuna, cazzo, I'm ma gonna com'è hit the button. I'll see you in possibile? a few seconds. Sarà caduto proprio di nel retro e non ha preso lo schermo. Non lo so, ragazzi, insomma. Funziona. Vabbè, pure se si è rotto un po' lo schermo, ma da una caduta di 300 metri, guardate le condizioni. Pensavo peggio, pensavo sinceramente peggio che si apriva tipo in due, non lo so ragazzi, insomma. Però da una caduta del genere, niente male come resistenza. Poi sarebbe interessante scoprire se proprio funziona il touchscreen e tutto quanto. Sì, funziona, pare di sì. No, va bene, lo tocca vedere. Ha fatto il video praticamente col cellulare questo qui. No, lo dobbiamo vedere, ragazzi, lo dobbiamo assolutamente vedere. La sua durabilità, in un certo modo, ha dato il suo voto, è 9, 8.9. La sua resistenza. Invece, ragazzi, il Nokia, che gli puoi dire? Te è quasi intero. Te non si è fatto tra un po' niente. Cioè, ma che, vabbè, è una magia questa. È veramente una magia. Il Nokia, ragazzi, non si rompe. Non si rompe. Però dai, ha avuto una buona resistenza l'iPhone 11, non me l'aspettavo. Ora andiamo a vedere subitissimo il video pubblicato da lui su Instagram. Sono veramente curioso. Tra l'altro nemmeno lo seguo. Ovviamente ragazzi mi sono scordato, no, le caratteristiche del video prima di iniziare la nostra reazione. E quindi commentiamo proprio adesso. Allora, il video ha raggiunto fino adesso, uscito dal 24 settembre, quindi da una settimana, 206.000 visualizzazioni con 8.120 mi piace, 370 non mi piace e ha inoltre 1.430.000 di iscritti. Detto ciò, ragazzi, andiamo a scoprire il video dell'iPhone 11 originale dalla caduta di questi 300 metri. Ora, qual era questo? Mi sembra questo? Oppure quest'altro? Vediamo. Uno dei due dovrebbe essere. Non lo so, vediamo. No? Voglio il video della caduta. Voglio il video della caduta. No, non c'è? Dai, ma ci hai trollato? Il video l'ho trovato sul profilo Instagram Unlock River e quindi ragazzi lo andremo subito a vedere. Eccolo qui. Ragazzi, sono molto curioso. Vediamo un po'. Vediamo un po' come ha reagito l'iPhone 11
alla caduta di questi 300 metri, di questi 300 profondi metri. Vedete che comunque però il drone oscillava. Ecco qua la caduta. Oh mio Dio. Ovviamente non è che si capisce tanto, ma... ecco l'impatto. Oh mio Dio. Cioè, riguardando attentamente, è qualcosa di incredibile. Perché alla fine la telecamera è intera, è intatta, e infatti il video funziona perfettamente. Cioè, guardate come si vede bene. Non ha provocato danni alla videocamera. Cioè, alla fotocamera, non ha provocato alcun danno. Cazzo. Wow. Guardate che caduta poi. Madò che roba. Comunque va bene, questi 1200 euro là buttati, ma in un certo modo con una settimana farà tante visualizzazioni, tanto che li recupera molto facilmente. Quindi ragazzi, per lui 1200 euro è come pagare un pranzo con gli amici in un fast food. Quindi per lui sono proprio una cazzata 1200 euro. Ma comunque so sordi ragazzi, a me pia un colpo di vedere sti video, perché 1200 euro buttati così all'improvviso, sinceramente, è qualcosa di mai visto. E comunque non voglio fare la critica, che di sicuro molte persone avranno fatto, che ci sono un botto di persone al mondo che muoiono di fare bla 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 bla. Ci sono persone che veramente i soldi gli scappano dal buco del culo, insomma, e quindi non gli puoi dire assolutamente niente, quindi è inutile che fai queste argomentazioni. E direi ragazzi comunque di finire il video così. Vi lascio comunque questo canale in descrizione se volete vedere altri test, perché sono veramente interessanti, potete tranquillamente vederli, perché sinceramente... cambia da telefono a telefono. Wow. Comunque andate a vedere questo canale, io ve lo lascio qua sotto in descrizione. Anzi, prima di salutare ragazzi, vediamo un attimino un confronto fra il Samsung Galaxy Note 10 e l'iPhone 11. Allora, vediamo direttamente i risultati. Ovviamente il Nokia resiste a tutto, però mi sembra che è più rovinato questa volta, Ovviamente dipende moltissimo dalla caduta. La caduta è imprevedibile. Allora, questo sarebbe il risultato dalla caduta sempre di 1000 piedi, che sarebbe sempre 300 all'incirca metri, del Samsung Galaxy Note 10. Alla fine più o meno è come l'iPhone 11 Pro. L'importante è che... funziona, anzi gli ha dato un voto maggiore dell'iPhone 11. Si vede che pure il touchscreen penso che sia, che abbia resistito meglio all'impatto, insomma, non lo so ragazzi, ma comunque gli ha dato un bel voto, gli ha dato 0.1 in più, insomma. Guardate, alla fine il display è ben messo, non ci sono moltissime crepe. Ovviamente i cristalli liquidi si saranno andati quasi tutti al fanculo, però insomma il cellulare ha avuto un buon voto. Insomma, io non sono in grado di valutare questi voti perché non sono un professionista come lui e ci dobbiamo fidare. Quindi ragazzi, questo video può finire così e fatemi sapere cosa ne pensate di questo canale. Ebbene ragazzi, questo video su questa reazione, come buttare un iPhone 11 con 10 secondi, può finire così. Alla fine non so quanto sia durata la caduta, non ho contato, ma comunque la caduta secondo me è all'incirca fra i 15-10 secondi, ma veramente interminabili, qualcosa di incredibile. Abbiamo visto anche il video, insomma è qualcosa di formidabile. E comunque fatemi sapere le vostre opinioni di questo iPhone 11, se vi piace più l'iPhone oppure
un semplice Android, quindi se volete commentate qua sotto con hashtag team Android o hashtag team iOS. E detto ciò ragazzi, chi non è iscritto iscrivetevi subito, mi raccomando. I social li trovate qua sotto in descrizione, anche il link del canale di unlockriver.com. Seguitemi su Instagram lollo02thebest e Telegram chiocciola lollo02thebest. E ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di aver visto tutto questo video e ciao.